Sapete come si utilizza il DTF? In questo tutorial andremo a vedere come realizzare delle stampe DTF e soprattutto come andarle a trasferire, quindi seguitemi step by step fino alla fine per vedere tutto il procedimento. Prima di passare al video vi ricordo che se utilizzate il codice sconto che trovate in descrizione avete me come tutor su WhatsApp e diversi omaggi esclusivi. Sono qui su questo sito che si chiama DTF24 ed è un sito che vado a testare per vedere come stampano e anche la qualità di stampa DTF, ma soprattutto vi mostrerò tutti i passaggi eventuali se anche voi deciderete di eseguire una stampa DTF per i vostri clienti. Quindi la prima cosa che vi mostro è come funziona questo sito e poi quando mi arriverà tutto andremo a vedere anche come fare il trasferimento termico. La prima cosa che potete notare è che questo è un sito specializzato in stampa DTF, è un sito assolutamente italiano, potete parlare tranquillamente con l'assistenza, c'è un numero WhatsApp dedicato che è quello che trovate qua sopra e devo dire che rispondono comunque in tempi abbastanza brevi e soprattutto sono molto gentili, questo comunque è sicuramente un punto senz'altro a favore di questa azienda. Come potete notare qua c'è scritto versatile, facile, qualitativo ed economico ed effettivamente ha dei prezzi relativamente buoni. Se dovete fare però grandi, diciamo stampe grandi, nel senso molte stampe, potete comunque richiedere un preventivo personalizzato. Vi spiego in due parole che cos'è la stampa DTF e soprattutto perché sceglierla, ma il bello è che qua potete trovare molto velocemente una guida, quindi vi spiega come fare il posizionamento, il trasferimento, la rimozione del film, il fissaggio e il risultato che andrete a ottenere. Mentre qua sotto troverete delle FAQ, quindi come si prepara il file della stampa, se esiste un minimo d'ordine. Come potete notare non esiste nessun minimo d'ordine, quindi potete fare anche delle stampe molto piccole, ma considerate che ovviamente ci sono a questo punto dei costi di spedizione che dovete tenere presente, quindi mettere in conto. I DTF arrivano molto velocemente a seconda di quanto decidete di pagare, un po' come altri service. Se volete il vostro file velocemente pagate un po' di più, se potete attendere anche 2-3 giorni avete comunque degli ottimi sconti. Come vi dicevo potrete avere anche un preventivo personalizzato per ordini superiori ai 50 metri. Ora, quando voi siete qua, per andare a caricare il file dovete semplicemente fare clic qua alla voce calcola il tuo preventivo. A questo punto verrete reindirizzati in questa pagina che vi chiede prima di tutto quanti ne volete, cioè se uno o tanti, e poi siccome ovviamente le stampe avvengono in bobina normalmente con i DTF, nel senso che si usano dei rotoli di stampa, quanti di questi rotoli volete e soprattutto di quali dimensioni. Qua avete la larghezza fissa, che è la larghezza ovviamente del loro stampanti, quindi 55 per forza di cose deve essere. Ovviamente se avete più file più piccoli potete metterne tanti uno vicino all'altro fino a raggiungere 55 cm. Mentre per quanto riguarda la lunghezza ovviamente potete scegliere voi, potete mettere per esempio 30, 35, quanto volete voi. Ipotizziamo che mettiamo 35 cm. A questo punto andiamo a caricare il file, quindi potete caricare un file di massimo 20 mega, attenzione quindi a come create il file, utilizzate degli ottimi programmi di grafica per creare dei file DTF, questo è il mio consiglio se volete ottenere ovviamente buoni risultati, anzi ottimi risultati, quindi va bene Photoshop, Affinity Photo, Illustrator, Affinity Designer, questi qua, non Canva, ecco almeno potete farlo, però diciamo che Canva non è un programma di grafica, la qualità di Canva insomma è abbastanza discutibile, diciamo così. Allora, a questo punto dovete caricare il file, quindi facciamo un clic per esempio qua su scegli file, andiamo a selezionare quello giusto. Io ho creato un file in PDF ed è la cosa appunto che dovrete andare a fare anche voi. Fate clic qua su apri. A
questo punto dovrete andare a inserire il cap, io metto il mio, e per quanto riguarda la consegna vediamo subito quanto ci viene a costare. A seconda, come potete notare, del giorno di consegna, quindi il giorno dopo in pratica vi verrà a costare 5 euro, e il giorno dopo ancora, quindi il venerdì in questo caso 4,87. chiaramente, essendo che qua finisce la settimana, si passa lunedì, ma se no sarebbe semplicemente un altro giorno dopo, quindi 4,51 oppure 4,17. Poi vedete anche il costo reale al metro, quindi sono costi abbastanza bassi se considerate 55 cm di larghezza. Ripeto, potete mettere tante, se sono file per esempio più piccoli di 10 cm, ne potete mettere uno accanto all'altro, e poi considerate anche la lunghezza. Ora a questo punto possiamo aggiungerlo al carrello, considerando appunto che le spese di spedizione standard sono 6,90. Sono spese di spedizione abbastanza basse. È chiaro che io vi consiglio sempre di, quando andate a stampare delle pellicole DTF, di farle non di non troppo piccole, ecco, insomma, altrimenti non è proporzionato il costo del DTF con il costo della spedizione, ma questo succederà ovviamente con qualsiasi servizio. Ora qua vi ricorda qual è la tipologia di file corretto, quindi un file largo, il file dovete farlo perfettamente largo di 55 cm, quindi non fate un file di 50 perché a voi servono 50, no, il file 55 cm per la lunghezza che avete scelto. In questo caso noi abbiamo scelto 35 e quindi dovrò fare un file di 55x35, un rettangolo in pratica. All'interno di questo rettangolo andrete a inserire la vostra grafica. Potete scegliere, potete caricare un PDF come me oppure un PNG con il fondo trasparente. Potete fare scegliere, diciamo, una risoluzione di 300 dpi. Non dovete specchiare l'immagine, non dovete mettere una trasparenza al di sotto del 30%, non potete mettere immagini di scarsa qualità o poco nitide, e non ci devono essere tratti che sono al di sotto di un punto. Qua ovviamente trovate poi diverse recensioni, e a questo punto, una volta aggiunto al carrello, si va semplicemente poi a completare l'ordine. Quindi una volta completato l'ordine, ecco qua, qua ci dà la possibilità di visualizzare chiaramente il nostro carrello. Questo è il nostro carrello, possiamo andare ad aggiungere un codice promozionale eventualmente. Appena finiamo di completare l'ordine, attendiamo la spedizione che arrivi e poi vi farò vedere quando arriverà a me, come sarà, quindi qual è il pacco che riceverò, e soprattutto come andare a eseguire il trasferimento termico. Ed eccola qui, questa è la nostra pellicola che ci è arrivata, o per meglio dire all'interno si trova la pellicola. Una cosa importante che voglio spiegarvi è che appunto quando le stampanti, soprattutto quelle più grandi, quelle professionali, vanno a stampare, non stampano su fogli come possono essere, per dire, le nostre stampanti per sublimazione, le nostre stampanti classiche a getto d'inchiostro, ma stampano su bobine, stampano su rotoli, quindi pellicole in rotoli. Questi sono 55 cm di larghezza, come abbiamo detto, ho fatto un file di questa misura, e poi abbiamo la lunghezza da 35 cm, quindi adesso andiamo ad aprirla. Qua sopra troverete il numero di ordine e è semplicemente chiuso, diciamo, qua, quindi bloccata la pellicola con un nastro adesivo. Quindi andiamo a togliere il nastro adesivo e andiamo a vedere come è fatta all'interno una pellicola DTF e quali possono essere le differenze con una pellicola tradizionale. Ecco qua, andiamo a aprire ed ecco il file che sono andata a realizzare io. Non ve l'ho fatto vedere prima, è un PDF, ma come potete notare ha comunque uno sfondo trasparente, e questa è proprio la pellicola DTF. Vedete come è fatta, somiglia un po' come
diciamo forma, più che forma come tipologia, ecco, di pellicola, assomiglia un pochino a un liner e quindi è completamente diverso da una carta transfer normale e la riconoscete anche da questo. Se toccate nel retro si sente un po' il residuo dell'asciugatura. L'asciugatura viene fatta appositamente con delle polveri particolari, ovviamente in ambito professionale si usano poi dei specie di tunnel di calore, quindi dei forni che vanno ad asciugare perfettamente la grafica che è stata stampata, e quindi noi dobbiamo solo prendere questa grafica e andare a trasferirla. Vi sconsiglio di prendere stampe di TF che sono ancora da asciugare con le polveri, si possono asciugare anche ovviamente utilizzando delle presse, ma il risultato poi non è mai perfetto, quindi vi consiglio di utilizzare dei servizi tipo questi. Come potete notare la stampa è assolutamente perfetta, quindi da questo punto di vista sono soddisfatta, diciamo, almeno fino qua del servizio ottenuto da questa azienda. Andiamo a vedere poi comunque qual è il risultato che otterremo. Quindi adesso vado a prendere un capo di abbigliamento dove andrò a trasferire queste immagini. Queste immagini, vi ricordo che Lala è un personaggio che è stato creato da me in collaborazione con un'illustratrice che si chiama Alicia Colantonio, che mi ha illustrato. Vedete che qua ho messo delle frasi, che sono delle frasi che sono riprese proprio dalla descrizione di questo personaggio, e quindi appunto siamo andati a creare un personaggio insieme. Io ovviamente, lo sapete in molti, ho scritto diversi libri, quindi mi piace scrivere, e mentre l'illustratrice ovviamente ha fatto tutta la parte di grafica, che comunque è la parte più bella in assoluto. Quindi andiamo a vedere come fare il trasferimento. Ho qui questo capo d'abbigliamento che è sostanzialmente una t-shirt normalissima, è una t-shirt in realtà concepita per sublimazione, ma va benissimo anche per la stampa DTF, perché la stampa DTF può essere trasferita sia su poliestere che su cotone, quindi non avete il limite della sublimazione. Però devo dire che comunque anche in questo caso ci sono i pro e i contro. Tanti dicono il DTF è sempre meglio della sublimazione. Non è assolutamente vero, l'informazione non è corretta, purtroppo sui gruppi si vede un po', si sente un po' di tutto. Per avere un approfondimento per quanto riguarda il DTF, io vi consiglio di acquistare il nuovo libro magazine, che è quello che vi aiuta a utilizzare i vostri plotter da taglio, ma anche appunto tutte le cose adesso collegate, come potrebbe essere per esempio la stampa DTF. Quindi io vado a prendere la stampa e vado prima di tutto a tagliarla, quindi con un semplicissimo paio di forbici vado a tagliare la pellicola. Posso fare un trasferimento prima di uno e poi dell'altro, quindi prima dell'immagine e poi della scritta, oppure fare un trasferimento tutto insieme. Comunque cominciamo a tagliare. Ed eccola qua, ho inserito la mia immagine, la mia illustrazione, ma soprattutto la mia stampa DTF, l'ho posizionata sopra la t-shirt. Ho quindi tagliato l'altro pezzo per farvi vedere appunto che potete tagliarle come volete, per questo che in una bobina potete assolutamente inserire tutto ciò che desiderate, quindi anche mettere più grafiche insieme per più clienti volendo. E a questo punto andiamo a vedere come fare il trasferimento termico. Allora, normalmente io vado a fare il trasferimento termico con una pressa automatica, che secondo me è l'ideale, quindi se avete per esempio autopress di Cricut o simili vi consiglio di utilizzare quello. So che alcuni di voi hanno però le presse manuali, e quindi andremo a vedere anche come si esegue con la pressa manuale, ma sappiate che vi consiglio di utilizzare una pressa automatica. A questo punto prendo quindi Cricut Easy Press, che è una pressa manuale, e vado a trasferire. Quindi mi raccomando, 155 gradi per 12 secondi. Attenzione, come sempre quando usate presse manuali dovete premere sia al centro che ai lati, quindi premiamo bene. Solleviamo a questo punto la nostra pressa
e andiamo a togliere la nostra pellicola, quindi la pellicola che si trova al di sopra. Potete fare lo stacco, diciamo, del liner, per così dire, a caldo. Guardate qua che meraviglia, eccola. Quindi questa è la prima parte che siamo andati a fare. Vedete che è perfettissima, ci si impiega veramente pochissimo tempo. Come vi ho spiegato nell'approfondimento, ha comunque sempre un aspetto leggermente più plasticoso, non è come la sublimazione. La sublimazione è ovviamente una tecnica che consente di trasferire solo ed esclusivamente l'inchiostro, e quindi si tratta di una stampa indiretta, mentre questa in realtà ha appunto sempre, più che l'aspetto, al tatto risulta un po' plasticoso, come fosse vinile. Prima ovviamente andiamo a fare il fissaggio, quindi prima di mettere la seconda scritta andiamo a fare il fissaggio, e questa volta dobbiamo farlo per 5 secondi, quindi attenzione al timer, solo 5 secondi. Al termine del fissaggio andiamo a togliere la nostra carta forno ed ecco, così siamo a posto. Ho posizionato qui la mia scritta. Se voglio fare un trasferimento in doppio passaggio, ho bisogno di coprire quest'area per sicurezza. Quindi andiamo a mettere la carta forno solo ed esclusivamente se pensiamo che la pressa possa toccare la parte che abbiamo già trasferito. Chiaramente questo succede solo se vogliamo farlo in doppio passaggio. Perché in questo caso l'ho fatto in doppio passaggio? Perché quando ho fatto fare la stampa ho attaccato il testo tutto al bordo immagine, semplicemente poi per risparmiare, diciamo così, centimetri. Ovviamente più centimetri richiedete più vi costa, quindi per risparmiare centimetri ho messo tutto attaccato di una cosa che chiaramente vi consiglio, però poi dovete andare a ritagliarlo ed eventualmente fare un doppio passaggio. Quindi a questo punto, se usate una pressa manuale, potete anche non coprire con della carta forno, ma se usate una pressa automatica e fate un doppio passaggio, io qualcosa di copertura lo metterei sempre per sicurezza. Quindi procediamo, andiamo sempre di nuovo a trasferire per 155 gradi a 155 gradi per 12 secondi. Ecco qua, e facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto prima, quindi andiamo a togliere la pellicola. Ed ecco qua, vedete che anche se andate a trasferire delle scritte piccole, si trasferiscono immediatamente. Quindi l'effetto ve lo faccio vedere anche un pochino più da vicino. Adesso ovviamente dobbiamo andare a fare come prima il fissaggio. Comunque l'effetto è assolutamente perfettissimo. Quindi l'ultimo passaggio è il fissaggio, scusate il gioco di parole, utilizzando la carta forno per 5 secondi di trasferimento. Ed eccolo qui il risultato che abbiamo ottenuto. Vi faccio vedere anche un pochino più da vicino. I colori sono bellissimi, perfettissimi. E anche qua, anche le letterine, nonostante che siano proprio piccole, sono trasferite perfettamente. Chiaramente con le letterine dovete comunque porre un pochino più di attenzione, perché se non fate un trasferimento termico fatto bene, potrebbe comunque staccarsi qualche letterina, quindi attenzione. Come vi dicevo, ci sono delle differenze con la sublimazione, differenze che appunto vedrete poi nel nuovo libro magazine, ma una delle più importanti è che per quanto riguarda il lavaggio dovete stare un pochino più attenti. Vi consiglio di fare un lavaggio a bassa temperatura al rovescio, quindi anche questo è assolutamente da consigliare al cliente. Quindi siamo riusciti a fare un trasferimento DTF, abbiamo provato questo nuovo servizio in cui io sono comunque molto soddisfatta. La stampa secondo me è stata fatta benissimo, i prezzi sono comunque corretti, nel senso che anzi si risparmia se riceve qualche giorno dopo il pacco. E affidatevi sempre comunque a service, a servizi di alta qualità, non affidatevi magari a persone appunto che vi fanno il lavoro più o meno, perché ho visto anche cose di questo genere, o che a peggio dovete addirittura fare l'asciugatura a casa con
diciamo con la classica sabbietta, chiamiamola così, apposta per fare l'asciugatura. Ecco, questo non ve lo consiglio, soprattutto se dovete consegnare il cliente, lo sapete, bisogna lavorare in maniera professionale e sempre con prodotti di eccellente qualità, altrimenti il cliente è sicuro che ve lo perdete. Se la seconda pellicola o comunque una parte della pellicola non la utilizzate immediatamente, andate a reinserirla qua dentro, quindi dove era in origine, e poi fate la stessa cosa, quindi arrotolate tutto. Come sempre vi ricordo che se utilizzate il codice sconto in descrizione avete me come tutor su WhatsApp. Spero che il tutorial vi sia stato utile. Come sempre vi ricordo che potete utilizzare tutti i codici sconto che trovate in descrizione, che potete iscrivervi al canale YouTube My Cricut, al sito internet www.mycricut.it, alla piattaforma corsi mycricut.it/corsicricut, e soprattutto potete acquistare file digitali su mycricut.it/negozio. E infine vi ricordo che ci sono dei corsi se volete avviare un'attività che vi insegnano come guadagnare con il vostro plotter da taglio. Andate su Patreon al profilo Stefania del Principe.